Però adesso qui accanto a me, cioè, è arrivata un'altra persona che noi abbiamo scomodato, abbiamo buttato giù dal letto. Questa persona ha una famiglia, ha delle figlie, ha un marito, però è una persona secondo me importante. Perché è importante? Perché si è occupata e si occupa di tante cose e di qualcosa che ci riguarda anche noi. Le tante cose magari lo lascio dire a lei, so che è stata presidente di attività che riguardano la moda, che riguardano il digitale, che era coordinatrice del vice sindaco di Bergamo, lavora in comune, quindi ha un sacco di interessi, compreso la famiglia da portare avanti, che non è poco. Ha due figlie meravigliose che ho visto stamattina. Si chiama Alessandra Melchioni ed è una persona molto impegnata. L'ho conosciuta tramite il nostro amico Fabio Zinesi, che è appunto quel signore che ha presentato i suoi lavori della realtà aumentata qui da noi. Adesso noi abbiamo chiesto a lei, visto che tra le altre cose lei si occupa di Smart City, lei è la presidente, credo, no? Segretario generale segretario generale dell'associazione Smart City di Bergamo, abbiamo chiesto un suo contributo. Cioè, noi abbiamo analizzato, abbiamo visto qualche cosa delle Smart City, ci siamo focalizzati su qualcosa di molto, molto importante di quello che hanno portato adesso i fratelli Carraro. Vorremmo avere anche una visione diversa, cioè, dal tuo punto di vista, dal punto di vista del segretario di un'importante associazione come quella di Bergamo, di venirci a raccontare che cosa pensate voi di queste Smart City e che tipo di utilità noi ne potremmo avere dall'attività poi che salterà fuori da qui. Buongiorno, sono Alessandra e mi ha già presentato ampiamente. Quello che stiamo cercando di fare a Bergamo è un doppio percorso. Stiamo cercando di portare avanti un percorso all'interno dell'amministrazione comunale per far capire a tutti coloro che lavorano all'interno, funzionari e dirigenti, che cosa dovrebbe essere una Smart City. E in contemporanea stiamo cercando di analizzare il nostro territorio, di capire quali sono le valenze del territorio, lavorando anche tanto con Regione Lombardia, per capire che direzione può prendere Bergamo nel mondo. Giustamente l'internazionalizzazione è fondamentale e bisogna cercare di smettere, come diceva Profumo quando ha iniziato, il ministro Profumo è stato lui a lanciare l'Italia in questo, a cercare di raccogliere alcune città che volessero percorrere questa strada. Basta essere dei campanili, bisogna fare rete. Non so se avete parlato di questo. All'interno del comune tante persone non sanno che cos'è una Smart City, non riescono a vederla. Non è solo la digitalizzazione di tutto il sistema. È fondamentale la digitalizzazione, è importante utilizzare le nuove tecnologie perché diminuiscono le ore di lavoro, facilitano tanti processi, soprattutto facilitano il cittadino. Il comune, un'amministrazione pubblica, dovrebbe smetterla di imporre mille paletti e dovrebbe diventare facilitatore dei processi. Dovrebbe aiutare il cittadino, che dovrebbe potersi fare la sua carta di identità online, via internet, la sera, senza doversi recare all'ufficio fisicamente per prendere il pezzo di carta e magari fare una coda tutto il giorno. Dovrebbero, per esempio, la polizia locale dovrebbe incominciare a poter far pagare le multe online, come già succede in tanti altri casi, ma non è solo questo. La città deve essere vivibile per il cittadino, quindi bisogna cercare di attuare una, e su questo noi ci siamo mossi perché abbiamo creato una nuova piattaforma di Citizen Relationship Management, una piattaforma in cui il cittadino può parlare con la pubblica amministrazione ed avere in tempi relativamente brevi, lavoreremo su quale sarà il tempo relativamente breve, una risposta. C'è una buca per strada, il cittadino fa una foto, manda un avviso. C'è una necessità di un problema di sicurezza alla stazione, il cittadino, se vuole, avvisa l'amministrazione, l'amministrazione cerca di reagire in tempi utili. Questa dovrebbe diventare la Smart City. Poi ci sono tutti i discorsi di efficientamento energetico degli edifici, va bene. Ci sono i discorsi relativi all'infomobilità e al fatto che bisogna effettivamente investire per cercare di avere una mobilità più intelligente. Bisogna effettivamente investire di più su tutto quello che è il trasporto pubblico locale. Teniamo presente che il governo ha tagliato parecchio. Bisogna modernizzare. Tante sono le azioni da fare su tutti gli argomenti. Questo è il percorso che si cerca di fare a Bergamo. Però per farlo abbiamo bisogno di tutto il territorio.
Quindi stiamo cercando di parlare con gli istituti di credito che possono eventualmente finanziare un ipotetico progetto che stiamo studiando, che non è la ferrovia, però c'è in ballo un progetto di collegamento tra la città e l'aeroporto, perché come si diceva, cioè non è possibile che transitano 8 milioni di persone e non ne arrivano neanche 1.000 a Bergamo, cioè è inesistente, non è così, abbiamo 1.000 prodotti da valorizzare, Bergamo come tutto il territorio limitrofo. E quindi... Però per fare un progetto che sia di 100-200 milioni di euro, ovviamente da sola la città non ce la può fare. Quindi ha bisogno dei privati se vogliono intervenire sulla città. E sto parlando di privati importanti, perché di aziende sul territorio bergamasco multinazionali ce ne sono tante. Però allora in questo momento si parla di quello che dovrebbe essere l'istituto del partenariato pubblico-privato costruito dalla Commissione europea. Ci sono i PCP europei, hanno degli standard ben definiti, si può pensare di attivare delle sinergie tra l'amministrazione pubblica e il privato. Questo sistema prevede un investimento da parte delle aziende del territorio sul territorio. I bandi Smart City europei, di cui tanto si parla, che hanno messo in gioco qualcosa come 80 miliardi di euro, danno il 5% alle città europee che si prestano a diventare sperimentatori di nuove tecnologie. Quindi il tessuto sociale, se potesse fare rete veramente come potrebbe fare, perché abbiamo l'Italcementi, abbiamo Gavis, abbiamo Brembo, siamo presenti come in tre cluster nazionali e regionali, ma anche nazionali, tecnologie per le smart community, mobilità, fabbrica intelligente. Siamo presenti, abbiamo vinto due bandi MIUR dell'anno scorso e quindi i progetti sono stati vagliati dalla Commissione europea perché erano dei PON della ricerca, quindi un avanzo di finanziamenti sui PON della ricerca e sviluppo del settimo programma quadro. Di lavoro ce n'è tanto, i soldi si possono andare a prendere, ma quello che bisogna fare è fare rete. Bisogna fare in modo di avere una visione di città, e questo tocca alla politica, che sia una visione di una città più moderna, che venga più incontro ai cittadini, in cui la pubblica amministrazione diventa un veicolo di crescita, non un ostacolo. Se deve produrre dei documenti, che li produca velocemente, agevolando l'azienda, non mettendo 1.000 balzelli che fanno perdere un sacco di tempo. Questo è uno degli aspetti su cui stiamo lavorando per far diventare Bergamo, per esempio, una smart city. Grazie, grazie Alessandra. Vogliamo chiedere qualcosa ad Alessandra per quanto riguarda il nostro territorio, ma soprattutto per quanto riguarda l'esperienza che stanno facendo loro a Bergamo, che è formidabile, cioè non è una cosa da poco quello che stanno facendo. Ha messo in piedi un movimento... È un po' come il Carraro qui a Palazzolo. No, voi dovreste incrociare un po' i vostri interessi, perché potreste essere utili entrambi alla vostra attività. Io voglio fare una domanda, tra l'altro. Cioè, quel dato qua degli 8 milioni di passaggi a Orio, no? Orio è una realtà nuova, no? Nel senso che cioè, esiste da tempo, però è un fenomeno in crescita, diciamo, no? Il fatto che non ricada sul territorio è veramente assurdo. Immagino che ci sia l'Orio Center che in parte intercetterà, ed è un'operazione interessante, però voglio dire, poi c'è Milano, però Bergamo e Brescia non si avvalgono particolarmente di questa cosa. 8 milioni sono tanti, pensate che le nostre province hanno circa 1 milione Brescia e di meno Bergamo, quindi sono numeri, come dire, enormi. Consistenti, molto consistenti. Gente che arriva a 15 minuti da qua, da tutto il mondo, e non conosce, non visita nulla e non consuma nulla. Quindi un potenziale che andrebbe a compensare magari anche quel problema dei negozi di cui si parlava prima, no? Ecco, la domanda è, ma cioè, avete pensato come intercettare questo flusso e riuscire a al di là dell'argomento fisico, del trasferimento fisico dall'aeroporto alla città. Però credo che ci siano anche altri temi, diciamo, come far scoprire il territorio e come orientare i flussi. Allora, una delle operazioni molto importanti che è stata fatta per cercare di veicolare Bergamo e il nome di Bergamo in Europa è la candidatura capitale europea della cultura. Resta il fatto che bisogna sostenere...
Siamo carenti, secondo me, anche di un portale. Questo portale spettava alla provincia a realizzarlo, ci sono stati dei problemi, non so di che tipo, però effettivamente Bergamo Turismo, Bergamo e la provincia hanno delle difficoltà a riempire di contenuti di un certo tipo, sono sempre le solite cose. Poi adesso i contenuti siamo riusciti a sviluppare un'app che in un certo modo li assembra, li mischia, li trasferisce, però non è completo. Stiamo lavorando ancora molto su questo ed è una delle cose principali. Secondariamente stiamo cercando di assistere i player del territorio in qualche modo ad uscire però da Bergamo, perché non devono parlare giustamente solo in italiano. Ci sono mille strumenti per fare in modo che la città di Bergamo e il turismo e la voglia di venire a visitare Bergamo escano. Adesso dovrebbe aprire a breve, speriamo, la Carrara. I quadri, per 2 anni di seguito i quadri della Carrara sono stati portati in giro per il mondo. Siamo stati anche a New York l'anno scorso con una mostra di 3 mesi. Questo potrebbe essere un buon veicolo, continuando a farlo, per portare, per incuriosire il mondo verso Bergamo. E l'aeroporto, secondo me, dovrebbe lavorare tanto in questa direzione, si potrebbe fare molto di più per il cittadino, che per il turista che arriva all'aeroporto e dovrebbe trovare, non so, qualche punto informativo, qualche totem, qualcosa che lo veicoli su Bergamo. Questo potrebbe essere, per esempio, adesso a breve dovrebbe essere pronto il polo intermodale a Bergamo, sì, che è quell'area di Piazzale Marconi dove arrivano il treno, il tram, l'autobus e dove dovrebbe arrivare un domani il collegamento con l'aeroporto. Lì verrà fatta un'area digitale, sarà presente un totem e tra le varie contenuti di questo totem, oltre agli orari delle coincidenze tra treno, tram, autobus e aeroporto, ci saranno dei contenuti con dei percorsi a tempo. Bisognerà studiare dei percorsi, il turista arriva, ha un'ora di tempo, può andare da A e ci sarà un range di percorsi che può fare a seconda che abbia a disposizione 1 ora, 2 ore, 3 ore, un giorno, un weekend. Questo è una delle cose su cui stiamo lavorando. Sì, è chiaro che c'è un gap da superare, no? Cioè, il tema, poi il portale oggi è una cosa indispensabile, ma forse non più così up to date. Cioè, ci sono tante cose che si possono fare in rete, in generale la presenza si parla di web presence, no? Cioè, a noi è capitato di fare, per esempio, il video ufficiale della provincia di Brescia, che si chiama Brescia, l'Italia in una città, e questo video l'abbiamo fatto in 11 lingue. Stiamo testando una cosa interessante, così a livello proprio di test. Allora, le lingue in cui viene visto di più su un test paritetico sono per esempio il russo e anche abbiamo delle lingue slave che performano di più dell'inglese in questo contesto, o dell'italiano. Cioè, vabbè, comunque intendo dire, ci sono delle cose che si possono fare e c'è il tema dell'app. Chiaramente bisogna distinguere 2 aspetti. Uno, il modo in cui uno scopre Bergamo prima di arrivare, at distance, cioè quindi non conosco la città, devo andarci, però mi informo. E l'altro è un site, cioè sono arrivato e i 2 strumenti sono tendenzialmente diversi. Uno è la rete, internet, anche web PC, mediante il quale comunque è più comodo anche prenotare il viaggio. E il secondo è il mobile, quindi il dispositivo che ho quando sono arrivato sul territorio. Quindi sarebbero da integrare entrambe le soluzioni da questo punto di vista. Non entro nel dettaglio perché non mi occupo esattamente di cultura e di turismo a Bergamo, però la app l'abbiamo sviluppata e sul resto penso che gli uffici competenti stiano lavorando. Comunque, volentieri organizzo un appuntamento, così se c'è, magari con voi e l'assessore alla cultura, così riusciamo, o piuttosto che la referente al turismo. Tema di Expo sì, è molto grosso, però Expo in questo momento hanno bisogno anche loro di progetti. So che si svilupperà tra Milano e Venezia. Venezia sarà la parte acqua e a Milano faranno gli altri 3 componenti e quello è un tema molto interessante. Noi stiamo lavorando su Expo con i progetti del MIUR, nel senso che i progetti che sono partiti là 1 anno e mezzo fa dal Ministero dell'Istruzione hanno come scadenza Expo, quindi sono tutti stati costruiti in funzione di Expo.